quarta. E come mai insisti? Perché mi piace troppo, è una droga. E cosa mi dici di questa gara? È tosta, è tosta. È la prima volta che vengo a fare la maxi, peccato per il tempo, e speriamo il freddo non sia troppo forte. Siamo qua per la prima volta, è veramente bello, adesso non ho ancora provato la pista, ma mi gasa veramente vedere tutti questi corridori belli carichi. First time in Italy and in Cervinia. We'll be have a lot of fun. So nice landscape, very beautiful, nice place. Un clima decisamente invernale. Neve in quota nella giornata di gara ha costretto gli organizzatori della classicissima del Cervino a cambiare il percorso di gara, optando per il tracciato del Bike Park, che da Cime Bianche e Laghi conduce a Breuil Cervinia, dopo oltre 7 km di interminabile discesa. Le ligne B, eh? Si bon là? Allez, les lignes C, vous y allez doucement, vous passez sur le côté, hein? Ok. Nella giornata di sabato 6 luglio i concorrenti hanno potuto comunque sfruttare il tracciato originale per le prove di qualificazione. Le manche prevedevano la partenza sul ghiacciaio, a Plateau Rosat, 3500 metri, con circa 4 km di discesa su neve, finiti quali una estenuante morena di pietre lascia il posto a Plan Maison, 2561 metri, ai prati di alta montagna. Da qui, con un impegnativo percorso, si giunge a Breuil Cervinia, per un totale di 12 km. Nonostante la variante del percorso, la gara è stata estrema e molto combattuta, con gli atleti francesi dominatori quasi incontrastati delle prime posizioni. Ha vinto il francese Damien Othon, che ha preceduto il connazionale Amour Karim. Terzo l'inglese Alex Stock. Primo tra gli italiani Alex Lupato, ottavo. Ottimo il risultato dell'atleta di casa Michael McNeil, che si è piazzato al terzo posto nella categoria juniores, dietro ai francesi Albesiano Arnoux e Herbert Mathieu. Déjà super weekend pour moi, Cervinia magnifique, ville magnifique, le parcours au top, on s'est régalé même si c'était le parcours B à cause des conditions météo, mais le parcours était très beau, assez physique donc ça m'a plu. On s'est tiré une belle bourre avec tous les pilotes, j'ai réussi à faire la différence après dans le physique et voilà, super weekend pour moi. Ha passato un bellissimo weekend, il percorso era comunque più difficile, non era il percorso della Maxi originario che è un partenza da Plateau ma da solo da Cime Bianche Laghi, comunque si è divertito. Mi piace davvero tanto, mi piace partire tutti assieme perché c'è il contatto e mi diverto davvero tanto, poi seguire gli altri che ovviamente hanno più esperienza, vanno più fortemente in discesa e poi sempre stare dietro è davvero bello e molto adrenalinico, sono contento, mi piace davvero tanto questa esperienza. Io essendo abituato al super enduro ci sono salite più corte e forse un po' più ripide, quindi sono allenato di più con la potenza esplosiva, qua invece ci sono molto da pedalare continuo e non ero abbastanza preparato e poi con le discese lunghe nonostante cerco sempre di allenarmi più che posso e tutto, un gran male alle braccia, infatti sia nella prima più che altro nella seconda speciale ho dovuto mollare parecchio per il male alle braccia. In campo femminile primo posto sul podio per la fuoriclasse inglese Tracy Mosley, che ha preceduto la francese Claire Assenfratz e la svizzera Katz Barbara. It's been amazing, certainly a beautiful... Non credevo fosse possibile gareggiare qui anche con avverse condizioni meteorologiche. Comunque un buon fine settimana di gare. Mi sono divertita molto. La pista è bella e molto impegnativa. Mi sono preparata al meglio per il resto della stagione. Tornare qui la prossima edizione? Non conosco i miei programmi per la prossima stagione. La volontà c'è. Vedremo.
Come tutti gli anni, nutrita è stata la presenza degli atleti amatori, tra i quali spicca il nome di Nicolò Buongiorno, figlio del celebre presentatore che aveva legato la sua passione per la montagna con Cervinia. È stata un'esperienza incredibile, veramente adrenalina pura, mi sono divertito un sacco e poi qui farlo, insomma, per me è un'emozione, insomma, sono legatissimo a questa valle, a questa montagna, ogni cosa mi ricorda mio papà, quindi sono veramente felice di aver partecipato. C'è un'atmosfera incredibile, grande entusiasmo, io amo molto la bici, però è la prima volta che provo una cosa del genere e mi è piaciuto un sacco. La Maxi Avalanche, giunta ormai alla sua 8ª edizione, ha sempre più confermato le sue doti di gara spettacolare, unica e gradita per la sua formula di partenza in linea e per il tracciato estremamente mutevole, accompagnato dalla vista di paesaggi unici. Per Brel Cervinia, la Maxi Avalanche si è dimostrata una ottima occasione per dare prestigio ai neonati tracciati di MTB Downhill del Bike Park del Cervino, i quali rappresentano un importante polo di attrazione per la stagione estiva. Quest'anno è andata proprio bene alla fine dei conti, un sabato di gara, di qualifica con un sole splendente, la possibilità di testare dal mattino presto il ghiacciaio e non è cosa da poco, quindi gli atleti alla fine si sono divertiti un pacco a fare la parte in alto con velocità impressionanti. Sappiamo di uno che ha fatto oltre 100 all'ora, non l'abbiamo visto per fortuna, se no fermavamo. Invece oggi domenica, che si presentava una giornata un po' uggiosa al mattino con un po' di pioggia, anzi parecchia pioggia diciamo, alla fine si è tramutata una giornata stupenda con il sole già alle 9 del mattino, quindi partenza della gara alle 10, sole, pomeriggio seconda manche, sole, premiazione sole, non vogliamo altro, è il massimo. La cosa che mi fa più piacere senz'altro, senza dubbio, è proprio questa, è il fatto che gli atleti hanno risposto bene alla gara, il percorso è piaciuto tanto e questo grazie al grande lavoro e impegno degli uomini della Cervino che hanno preparato il percorso, anzi i percorsi in maniera impeccabile. Il percorso della Maxi Avalanche poi ben rappresenta il nostro territorio, le nostre caratteristiche, si pensi perché è un tracciato particolarmente lungo e si pensi ad esempio alle lunghe discese delle piste invernali che caratterizzano appunto il nostro comprensorio. Come dicevo, appunto un tracciato che costituisce di fatto un fil rouge tra quello che è lo sci e gli altri sport della montagna, perché se si pensa si parte appunto dal ghiacciaio, dalla neve del Plateau Rosat per arrivare alle zone moreniche del Colle del Teodulo per poi arrivare appunto ai verdi prati della conca del Breuil. Organizzare la Maxi Avalanche non è senz'altro una cosa facile, soprattutto abbiamo bisogno di tante persone, quindi ringrazio tutti coloro che hanno dato una mano, tutti i volontari, le forze dell'ordine, così come ringrazio chi sostiene ormai da lunga data la Maxi Avalanche, quindi la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Comune di Val Tournanche, lo Sci Club Cervino Val Tournanche e anche chiaramente la Cervino SPA.